Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi, io sono Blue87 e siamo tornati sulla Porco Mondocraft. Prima di iniziare ricordo di lasciare un bel pollicione in su e iscrivervi al canale, e vi ricordo che sono online le foto del contest e potete andarle a votare sulla pagina Facebook Blue87 che trovate in descrizione. Hanno fatto un aggiornamento di Minecraft in questi giorni e hanno aggiunto la possibilità di cambiare il punto di reset dello spawn. Infatti qua avete una cassa, che è una cassa bonus, che non so come togliere. Ogni volta che la distruggo rinasce, non so per qual motivo. Comunque adesso abbiamo il set dello spawn qua, quindi a me basta portare la bussola e posso andare in spedizione e tornare tranquillamente qua appena finita la missione. Sono stato un po' nel Nether in questi giorni, come vedete dalla mappa che ho qua, anche se mo non sono nel Nether, quindi sono stato nel Nether, ho girato un poco. Sono riuscito a racimolare una testa del Wither, che adesso non ricordo minimamente dove ho messo, però forse sì, perché qua ci metto le cose importanti, ho qua dentro, quindi qua ci dovrebbe essere la testa del Wither. Sì, infatti è qua. E volevo andare a fare una sorta di tomba per il Wither boss. Un ragazzo nei commenti, GamerJ, mi ha consigliato di fare una pixel art del Wither Boss. Però il Wither Boss non ha avuto molta importanza in questa serie. Però una lapide ce l'andiamo a dedicare. Quindi io saluto GamerJ perché comunque mi ha fatto venire l'idea della lapide al Wither Boss. E adesso con i materiali che ho, proprio davanti a questo muro che ho costruito, che qua sotto c'è appunto la tomba, andiamo a costruire una sorta di lapide. E poi man mano che avrò le teste le metterò qui in alto. Adesso andiamoci a prendere la cornice e il cartello e completiamo la struttura esterna della lapide del Wither Boss. Anzi, dato che raccogliere altre teste del Wither sarebbe un po' problematica come cosa, perché come sapete è un drop abbastanza raro, penso cambierò la forma del disegno della lapide. Non sarà più la T per fare il Wither Boss, ma sarà una semplice croce. Ecco qua, cornice per oggetto. Ok, è andata. Mettiamo il cartello. Qui giace il Wither Boss. Bene, abbiamo costruito la tomba del Wither Boss, che esteticamente non è manco assai male, sembra tipo l'ingresso di una cripta fantasma. E adesso ragazzi inizia la nostra ricerca di minerali dentro la tomba del Wither Boss. Ho un po' l'inventario pieno, sono dovuto tornare indietro perché mi ero accorto che oltre ad avere l'inventario pieno non avevo neanche una torcia, quindi ho preso uno stack e mi sono reso conto di non aver messo la pietra lesionata, quindi adesso vado subito a rimediare mettendo dei pezzi in maniera random. Ecco qua, adesso sembra qualcosa di più rustico, diciamo così. Andiamo subito in miniera in questa tomba. Spero di trovare qualche diamante nel mentre, anche se sono troppo basso, infatti penso che andrò un po' a salire di qualche blocco, sperando di non incontrare lava sul mio cammino. Se sentite rumori sospetti è il mio ventilatore, che almeno fa stare al fresco la mia PlayStation, dato che faccio sessioni di gioco molto lunghe per registrare appunto Minecraft. Che comunque c'è molto lavoro anche prima del registrato, perché se devo per esempio fare come ho fatto oggi qualcosa con i ciottoli, devo reperire i ciottoli prima della puntata per evitare di scavare come sto facendo adesso. Però io adesso sto scavando per cercare diamanti, non per cercare ciottoli. Sembrava qualcosa d'azzurro, mi sono illuso. Non è una missione fortunata, proprio per nulla. Sono a livello 12, quindi qua ci dovrebbe essere di peggio diamanti. Non ce n'è manco uno. Qua sotto un altro sentiero. Li vedi? Cioè io qua ci ho scavato. Guarda quanto è infame Minecraft. Io qua ci ho scavato e non ho visto i diamanti. Ce n'è... Ok, non ce n'è uno solo. Cosa buona e giusta. Non è che sotto questi diamanti ci sono altri diamanti? Ah no, intendevo dire non è che sotto questi c'è della lava e invece ci sono altri diamanti. Madonna! Lo stack più grande della mia vita! Cioè aspetta, quanti sono?
Mettiamo torce. Allora, sono 1. Ah, qua sono 4. 5, 6, 7, 8, 9 diamanti solo con questo. E col piccone fortuna 2 spero che diventino almeno 18. Lo stacchi diamanti più grande della vita. 17. 17 è buono. Allora, fra poco giro, poi sono sotto casa. È capace che riesco a trovare l'ingresso del tunnel, quello sotto casa. Allora, qual è la piramide? Qual è la sfinge? Quindi io sono in altezza piramide in questo momento. L'avete visto il glitch grafico? C'è una pozza di lava qua sotto e io non me la faccio scappare. Eccola. Devo stare attento perché potrei morire male, dato che il piccone sciotta e io potrei cadere nella lava in maniera molto deficiente. Dell'oro, dell'alta lava, milioni di chili di lava. Allora, voglio stare lontano dalla lava, non voglio morire, però voglio trovare i diamanti e i diamanti sono vicino alla lava. Qui sta una pozza di lava gigantesca, no? E non c'è uno e dico un diamante, dai, fate felici o un povero Blill con tanti diamanti. Scavo i tunnel di qua, sperando di ricollegarmi a qualche mia vecchia miniera per poter tornare a casa. Il ferro me lo prendo perché mettendolo a cuocere faccio livelli. E per fine partita, per fine video, voglio fare un piccone nuovo. Non si trova più nulla, mi sa che ho svaligiato il server di Minecraft con quella serie di diamanti enorme. Chissà quanti diamanti mi sono lasciato alle spalle, alla mia destra o alla mia sinistra. Questa qua dovrebbe essere una galleria che porta all'inizio della mia galleria. Quindi, seguiamo le torce, torniamo a casa. Non mi ritrovo in questo posto, cioè ci sono stato perché comunque ci sono le pozze di lava, però forse di qua. Sì, dovrebbe essere di qua perché facevo queste strutture col rosso per renderle visibili. Rumori brutti. Ah, questo. Chiudi. Grandioso. Vado a lasciare tutto quello che ho preso in questa spedizione. Chiudiamo sempre la porta perché non vorrei qualche bastardo di qualche creeper entrasse. Mi prendo 3 di questi diamanti. Lascio i 17. Andiamo a trovare i porchi perché è parecchio che non lo vado a trovare. Ciao porchi, come stai? Di poche parole il ragazzo. C'è troppo silenzio qua. Si è spenta la farm di polli per caso? Sì che si è spenta la farm di polli. Ne lasciamo così e riprende il suo circolo. Andiamo a livellare un poco nel nostro spawner di scheletri. Ok, abbiamo raggiunto i nostri 30 livelli e possiamo finalmente creare e incantare il nostro piccone, sperando che ci dia un incantamento superiore alla media. Penso che farò una via alternativa per accedere a questo mob spawner, perché sinceramente questa è troppo lunga e scomoda da percorrere. Adesso andiamo a creare il nostro piccone e andiamo subito ad incantarlo con i nostri 30 livelli appena raggiunti. Piccone di diamante, si scende. Incantesimo, efficienza e durezza 3, il solito piccone che mi danno sempre. Che è lo stesso di questo, sì, solo che questo c'è in più la fortuna. Vabbè, vuol dire che continuerò ad usare questo qua solo per i diamanti e questo qua normalmente. Quindi ragazzi, per il momento io vi saluto. Per la Porco Mondo Craft di questa settimana è tutto. Vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!